Ciao ragazzi, buongiorno, bentornati in questo nuovo video. Anche oggi nuovo video tutorial dedicato al riciclo. E anche per questo video vado a riciclare dei vecchi abiti usati che ho trovato dentro l'armadio. Sono abiti che ho dentro l'armadio ormai da anni, sono inutilizzabili e per non buttarli via ho deciso di riciclarli per creare qualcosa di nuovo. E quindi ho pensato questa volta di creare un progettino dedicato all'inverno, ma anche al Natale. Ma io direi di non attendere oltre e incominciare subito con il video tutorial. Vi ricordo prima però di lasciare un mi piace al video, iscrivervi al canale se ancora non l'avete fatto e cliccare sulla campanellina per rimanere aggiornati ogni volta che pubblico un nuovo video nel canale. E se vi va di seguirmi, mi potete trovare anche su Instagram, lì ci sono tutti i giorni i link aggiornati, li trovate sempre giù nell'info box. Allora, vado a prendere il mio maglioncino. Questo qui è un vecchio maglioncino infeltrito che non utilizzo più. Un paio di forbici e un vecchio vaso di vetro. Questo è quello per la conserva. Con il mio maglione vado ad utilizzare solamente la manica. Prendo la misura e resto abbondante, perché comunque la maglia andrà ad allargarsi e di conseguenza si accorcia. Per prendere correttamente la misura potete anche infilare il vaso all'interno della manica e vedere direttamente dove arriva. Io ho visto che arriva al secondo rombo, quindi a questo punto qua, e io taglierò la mia manica in questo punto. Resto abbondante anche perché poi mentre taglio alcune maglie andranno a sfilarsi. Taglio la mia manica ed ora vesto il mio vaso. Faccio già il risvolto sul collo del vaso, piego la manica in modo da formare il risvolto e adesso la parte finale la vado a fissare con la colla a caldo sul fondo del vaso. Presto attenzione anche a sigillare i vari fili di lana per evitare che si aprano. Allora, dal momento che la colla è calda, vi consiglio o di usare dei guanti o di aiutarvi direttamente con la pistola. L'importante è che non andate a schiacciare con le dita perché altrimenti vi bruciate. Continuo a fissare ben bene in modo da essere sicura che non si scolli. E mentre attendo che si asciughi, incomincio a provare le decorazioni che avevo pensato. E l'idea era quella di aggiungere un cordino dorato come questo. Le incollo anche qua sulla parte centrale, seguendo sempre il disegno. Si potrebbe aggiungere anche questi spaghetti qua in collo. Forse era meglio incollarlo sotto, però vabbè. Aggiungo anche un fiocchettino fatto a mano velocemente con dei rimasugli di nastro che vado a coprire con un brillantino. Decorazione semplice semplice perché il vaso è già bello da sé. Ed ecco qui il vaso completato. La parte bella è appunto quella di utilizzare la parte della manica con la decorazione. Più la maglia è intrecciata, più ovviamente il vaso sarà bello. Il mio maglione aveva soltanto una decorazione davanti e quindi
Il risultato nel mio caso è questo. La parte che mi piace di più ovviamente è il risvolto della manica, che gli dà proprio il senso di una vecchia manica. E niente, fatemi sapere che cosa ne pensate di questo progetto fai da te. Aspetto tutti i vostri commenti sotto al video. Come sempre io rispondo a tutti. Lasciate un mi piace se vi è piaciuto il video, se vi va condividetelo, iscrivetevi al canale se ancora non l'avete fatto, cliccate sulla campanellina per rimanere aggiornati ogni volta che pubblico un nuovo video nel canale. E se volete seguirmi tutti i giorni durante le mie giornate, mi trovate su Instagram. I link ve li lascio giù nell'info box perché quelli sono sempre aggiornati. Comunque, se cercate DIY by Selena, mi trovate. E niente, con questo è tutto. Noi ci vediamo tra pochissimo con un nuovo video. Ciao!